partito che ha parlato di federalismo fiscale e di necessità di tenere più risorse qui, nel territorio. Questa manovra economica al 50% taglia risorse alle regioni e ai comuni. 10 miliardi alle regioni e 3-4 miliardi agli enti locali. L'esatto contrario del federalismo fiscale tante volte annunciato dalla Lega Nord e mai praticato. Lo abbiamo ricordato decine di volte. C'è una rivolta dei comuni, non sono più in grado di chiudere i bilanci, non sono più in grado di garantire nemmeno i servizi sociali fondamentali per la popolazione. Quindi anche su questo è ora di fare piena luce. Non è vero che stiamo andando verso un modello di federalismo fiscale, è vero l'esatto contrario, ci sono meno risorse a disposizione per gli enti locali, le regioni e i comuni.